Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen ins Italienische Kulturinstitut Berlin. Im Rahmen unseres literarischen Programms, im Rahmen der Primavera della Letteratura Italiana und diesem Zyklus, in dem wir italienische Autoren vorstellen, Autoren, die in deutscher Übersetzung in diese letzte Saison Macht gelangt sind. Im Rahmen dieses Zyklus haben wir immer ein Fenster auch für Essays, für, nicht für Fiction, sondern für Essays, für Forschungen. Und heute haben wir die Freude, hier bei uns Francesco Magri zu haben, mit einem Buch, das in vielfacher Hinsicht interessant ist, ein Buch, das auf Italienisch den Titel Margini trägt, auf Deutsch die Grenze. Und die Grenze ist, das werden wir sehen, nicht nur eine physische Grenze, das ist ein Begriff, der sowohl in der Soziologie, aber auch in der Geschichte, in der Mythologie und so weiter einen Wert hat. Als Moderator für diesen Abend konnten wir Piero Salabè gewinnen. Piero Salabè ist seit Jahren Lektor bei dem Hans Verlag in München, Lektor für die italienische Literatur, und er hat unter anderem auch dieses Buch von Francesco Magris, das in der Übersetzung von Annette Kopetzky erschienen ist. Ich begrüße hier auch die Übersetzerin heute. Also Piero Salabè hat auch dieses Buch betreut und ist, glaube ich, der beste Kenner, einer der besten Kenner überhaupt der italienischen Kultur im Moment. Aber das muss ich noch hinzufügen, er ist auch selber Autor vor allem von hervorragenden Gedichten, die er auf Italienisch schreibt, und ich hoffe sehr, dass wir bald auch diese Gedichte auch lesen werden. Vielen Dank, Piero, grazie davvero, Francesco Magris, di essere qui stasera con noi, e vi prego di prendere posto qui. Buonasera und herzlichen Dank Luigi Reitani für diese so großzügige Einführung. Ich freue mich heute wirklich sehr, mit Francesco Magris über dieses Thema zu sprechen. Es ist wirklich ein großes Glück, jemanden wie Francesco Magris zu haben, der ein Professor ist für Wirtschaftswissenschaften in der Universität von Tour, aber dessen Blick sich nicht nur auf seine Disziplin richtet, sondern ganz viele andere Themen berührt. Von Politik zu Ökonomie, wie gesagt, aber eben auch Gesellschaft und Literatur. In all diesen Themen spielt natürlich der Begriff der Grenze eine große Rolle. Zwei Worte zu dem Autor. Sehr wichtig natürlich, wir werden heute Abend viel darüber reden, ist sein Geburtsort, die Stadt Triest. Triest am äußersten Rande Italiens, seinerzeit auch die äußerste Grenze zwischen West- und Osteuropa, ein Schmelztiegel der Kulturen, eine paradigmatische Stadt, natürlich der Grenze und der Auflösung von Identität. Er hat in Cambridge, in der Universität, der Belgischen Universität von Louvain-la-Neuve, aber eben auch in Triest und schließlich in Tours in Frankreich Wirtschaft studiert.
studiert und ist jetzt Ordinarius dort und lebt seit 20 Jahren in Paris. Das ist auch ein interessantes Thema. Trieste, eine gewissermaßen provinzielle Stadt Italiens, und die Reise nach Paris, wo er seit 20 Jahren lebt. Sein Buch ist also dieses Buch, das Die Grenze heißt. Es gibt eine italienische Ausgabe, die ich auch mitgebracht habe, Al Margine. Ja, so, dieses Buch ist in Italien vor 4 Jahren erschienen, Al Margine. Ein wichtiges Buch, das jetzt zum ersten Mal in Deutschland erscheint, und das ist auch nochmal das Besondere, es ist eine europäische Premiere. Das heißt, dieses Buch ist noch in keine andere Sprache übersetzt worden, und es ist sogar eine Premiere, was die Vorstellung dieses Buchs im Ausland betrifft. Also seien Sie darüber besonders glücklich, dass Sie der Sache beiwirken können. Mit diesem Buch Al Margine, Die Grenze, hat Francesco Magis 2 wichtige Preise gewonnen. Der Preis Val di Comino für den besten Essay und auch den Preis Reggio Juli in Kalabrien. Ja, Francesco Magris, das Thema der Grenze seit 4 Jahren hat dieses Thema, man muss sagen, leider nicht an Bedeutung abgenommen. Ganz im Gegenteil. Wir leben in einer Zeit der Wiedererstarkung von Grenzen. Es kommen täglich die Berichte über den Grenzzaun, den Trump in Mexiko oder an der Grenze zu Mexiko aufbauen will. Schengen wird immer wieder in Frage gestellt. Wir wissen, Herr Seehofer lässt jetzt an der Grenze zwischen Bayern und Österreich weiterhin kontrollieren. Wir dachten, die Grenze ist ein Thema, das vielleicht sich auflöst. Nein, im Gegenteil, es wird stark. Es ist nicht nur die physische Grenze, es ist auch die Grenze der Identität. Wir hatten vorher ein interessantes Gespräch mit Francesco Magis, und er sagte, tatsächlich diese Bewegung der sogenannten Identitären, die gab es gar nicht vor 4 Jahren. Es ist eine Entwicklung der letzten Jahre. Umso mehr, umso wichtiger ist es, über diesen Begriff der Grenzung, der Abgrenzung vom Anderen zu reflektieren, auf einer wissenschaftlichen und auch essayistischen Weise, wie das Francesco Magis in diesem hervorragenden Buch macht. Es ist leider auch, man muss es beobachten, ein Zeitalter des Nationalismus wieder aufgebrochen. Umso wichtiger ist es, diesen Begriff, wo ist das Potenzial der Grenze, wo ist die Gefährdung, die mit der Grenze einhergeht. Diese Fragen sich zu stellen, ist sehr, sehr wichtig, und Francesco Magis hat es in einem wirklich faszinierenden Buch, interdisziplinären Buch gemacht, wo er reflektiert über Literatur, über Gesellschaft, über Politik, aus einem Beobachtungspunkt, der natürlich privilegiert ist, weil er der Sohn einer Stadt ist, nämlich Triest, der im ganzen letzten Jahrhundert sehr viele Aspekte verhandelt wurden, die mit Identität zu tun haben. Wir wissen alle, es ist die Stadt, wo Svevo und James Joyce zusammenkamen. Aber es ist auch die Stadt der 3 oder auch mehr Nationalitäten, die italienische, die slowenische, die deutsche oder habsburgische damals, und die jüdische, also ein Schmelztiegel der Kulturen, wo die Fragen nach der Identität natürlich besonders dringlich gestellt wurden. Ja, ich möchte unser Gespräch damit beginnen, Francesco Magris zu fragen, wie er seine Stadt, er ist 1966 geboren, also in einer Zeit des Kalten Krieges, wie er aufgewachsen ist in dieser so besonderen Stadt, wo an der Grenze der Stadt selbst nicht nur ein anderes Land, sondern ein komplett anderes ideologisches System herrschte. Francesco, ti lascerò certamente qualche parola di saluto, scusa per l'introduzione un po' lunga, ma credo doverosa.
Abbiamo parlato di questo libro così straordinario che tocca degli aspetti in modo interdisciplinare, che ci apre nuovi orizzonti insospettati. Tu hai il privilegio di essere nato a Trieste, questa città in cui tante culture si sono incontrate, forse appunto anche scontrate, che è stata frontiera, frontiera di un paese, ma anche frontiera quando lì finiva la cortina di ferro di due sistemi ideologici completamente diversi. Tu sei nato nel 66, quindi hai vissuto da adolescente questo luogo. Certamente sì, scusa, alcuni ringraziamenti sono doverosi perché veramente sono così onorato di essere qua. Innanzitutto una scusa, scusate se non parlo tedesco, la mia vita mi ha portato più all'ovest, diciamo, dell'Europa, forse qualche grande rimpianto di non aver potuto vivere fino in fondo la mia mente Europa, appunto, di cui mi sono distaccato ormai 26 anni fa. E quindi vorrei ringraziare ovviamente Piero Salavè, Luigi Reitani, Annette Copeschi, veramente. Volevo dire una cosa sulla traduzione, perché penso che quando un libro esce in una lingua straniera, il traduttore non è semplicemente uno che traduce, è un coautore, questo ci tengo veramente a dirlo, perché il prodotto finale, una traduzione, è qualcosa di distinto, molte volte, in questo caso sono sicuro migliore dell'opera originale, quindi veramente Annette mi ha fatto un regalo per questa cosa straordinaria. Adesso volevo rispondere appunto alla domanda di Piero. Certo, io ho avuto, tu parlavi di privilegio, non so se si tratta di un privilegio il fatto di aver vissuto a Trieste, quantomeno io ho vissuto la mia adolescenza, la mia prima giovinezza a Trieste, nella inconsapevolezza di vivere una realtà in qualche modo straonata, in qualche modo diversa, forse marginale, appunto, poi ritorneremo su questo tema così. Trieste, come voi sapete, è una città di confine, una città che segnava la fine dell'Ovest, iniziava l'Est, era la cortina di ferro in qualche modo. E io vivevo questa prossimità all'altro mondo, all'altra Europa, con un senso quasi di inconsapevolezza. Da una parte la Jugoslavia, perché all'epoca si trattava ancora di Jugoslavia, era un mondo di mistero, un mondo quasi nemico. Sentivo racconti che in qualche modo narravano appunto le grandi atrocità che sono state commesse da entrambe le parti durante la guerra, anche prima della guerra e anche dopo la guerra, come sapevo benissimo, così. Però era anche un territorio estremamente familiare in qualche maniera, quindi io vivevo questa forma di schizofrenia così, perché io in Jugoslavia ci andavo ogni estate a passare le vacanze con la mia famiglia, mio padre, mia madre, mio fratello, e tornavo con un sentimento misto di aver sconfinato in qualche maniera, di aver in qualche modo violato quasi una frontiera che non poteva neanche essere in qualche modo profanata, e allo stesso tempo mi sembrava di aver fatto una passeggiata semplicemente sotto casa mia. Quindi c'era questo sentimento duplice in qualche maniera, il mistero, l'altro e l'altrove è il proprio in qualche maniera così. Io l'ho vissuta, devo dire la verità, in maniera inconsapevole questo privilegio, questa maledizione di vivere in una terra talmente anche sottoposta a conflitti, odi. Ricordiamo che Trieste, io ho passato la mia giovinezza a Trieste, soprattutto quando avevo 20, tra i 15 e i 20 anni, così, c'era ancora una scia di odio, di rancori. Ricordiamo che a Trieste non c'è una famiglia che non ha un morto da una parte o dall'altra, gli sloveni prima col fascismo, poi gli italiani con la vendetta da parte dei titini, del fascismo jugoslavo. In qualche modo c'è una scia di odio così. E io in qualche maniera non capivo bene se questo mondo slavo, questo mondo che iniziava al di là, era di fatto un mondo amico, un mondo con cui si poteva comunicare, era un prolungamento anche in qualche modo della mia stessa identità, o se in qualche modo bisognava anche affrontarlo, combatterlo, o in qualche modo prepararsi ad affrontarlo anche con una carica di risentimento che io vivevo in maniera consapevole. Io dico ancora questo, sono stato forse condizionato anche da un background dalla scuola, per esempio, così, dove l'anti-jugoslavismo, l'anti-slovenismo, una forma anche larvata del razzismo era molto presente in qualche maniera. E questo io lo vivevo in maniera consapevole, ma sentivo che c'era questa forma di risentimento enorme che, dico ancora questo, mi ha impedito di avvicinarmi, di compenetrarmi con l'altra cultura triestina che era sotto casa mia, no? In qualche modo io sono stato vittima involontaria di una forte discriminazione da parte della maggioranza italiana.
Aggiungo una piccola domanda e poi faccio la traduzione. Mi dicevi, da un lato questa terra misteriosa e familiare, che era ovviamente l'estero, quindi Trieste rispetto a questa terra aveva una sua centralità. E invece per quanto riguarda l'identità italiana, Trieste qualcosa rappresentava? Come ti sentivi a Trieste? Ti sentivi nel centro o no? Io vivevo una duplice identità triestina. Da una parte potevo in qualche modo anche concepire il mio essere italiano, un privilegio sicuramente rispetto al mondo che noi consideravamo in qualche modo barbaro dell'est, no? Di essere in qualche modo, di appartenere, di far parte, diciamo, della società, della civiltà la più sviluppata, la più ricca, in qualche modo così. Quindi da una parte, quando andavo in Jugoslavia, mi sentivo depositario quasi, ero presuntuoso, perché magari mi sentivo in qualche modo, giocavo a fare l'italiano. Poi, quando vivevo a Trieste durante l'anno, sentivo fortemente, in qualche modo, anche la mia marginalità rispetto all'Italia. Cioè, in qualche modo, vivevo un senso di superiorità rispetto al mondo che iniziava all'est e un senso di priorità rispetto a quello che invece era l'Italia e tutto l'Ovest, in qualche maniera così. E questo penso che sia tipico di molti triestini. Penso che questo sia un discorso che tra l'altro è molto attuale, perché ogni individuo ha sempre bisogno, in qualche modo, di appropriarsi di un certo senso di, in qualche modo, di vanità, trovando qualcuno che sta sempre sotto di lui, in qualche maniera. Quindi pensiamo, parlavamoci di migranti con Piero così, in qualche maniera anche il sentimento anti-migratorio proviene molte volte dalle classi sociali più sfavorite, perché in qualche modo c'è un senso di autocompiacimento a trovare qualcuno che sta ancora al piano inferiore di noi. Noi siamo l'ultimo piano, c'è qualcuno che sta in soffitta, insomma, così, no? E penso che Trieste, soprattutto negli anni, ripeto, durante gli anni, già Trieste dal punto di vista letterario era completamente decaduta, non c'era più in qualche modo uno strascico della grandezza letteraria che aveva caratterizzato Trieste fino agli anni 50, fino a Sava, diciamo, forse con la morte di Sava è stata l'ultima grande stagione letteraria triestina. Ich weiß, dass Sie alle Italienisch perfekt beherrschen, trotzdem werde ich hier dafür auch bezahlt. Ich werde es tun. Ja. Allora, die Frage war, die Identität als Mensch, der in Trieste aufgewachsen ist und diese Beziehung zur Grenze, zu Jugoslawien, damals war es noch Jugoslawien, als Rumänien war noch Jugoslawien, eine geheimnisvolle Erfahrung für ihn, die Grenze zu überqueren. Es war aber auch gleichzeitig ein Spaziergang. Also diese Mischung von Gefühlen zwischen bedrohlich und vertraut, weil natürlich das kommunistische Land, wie es für viele Menschen im Westen war, immer mit einer gewissen, ja, Abwertung betrachtet wurde. Und man darf auch nicht vergessen, dass in Triest die Identität doch auch sehr gespalten war, weil es sehr viele Menschen gab, die während des Krieges Tote in der eigenen Familie zu beklagen hatten. Die Spannungen waren noch sehr stark und die Ressentiment in der Stadt waren stark. Deswegen war es für einen Heranwachsenden eine besondere Erfahrung, dieses Land zu besuchen. Diese widersprüchlichen Gefühle wurden teilweise auch in der Schule transportiert, wo Francesco Magris sagt, er hätte dann doch in seiner italienischen Schule einen gewissen Rassismus wahrnehmen können, was den slowenischen Teil der Bevölkerung betraf. Die Position Triest innerhalb des Landes Italien, dem ja Triest angehörte, war allerdings eine andere. Fühlte man sich überlegen, wenn man die Grenze überschritt, war man in Italien auf einmal eher zu einer Randerscheinung, war man eine Randerscheinung, weil Triest am äußersten Rand des Landes sich befindet und sehr wenige Menschen diese Stadt überhaupt kannten. Aus diesen widersprüchlichen Gefühlen entstand so etwas wie eine Art Eitelkeit. Ja, es gibt ja noch jemand, der noch randmäßiger ist als wir hier in Triest, nämlich die Leute drüben. Also diese Mischung von Gefühlen zeigt
wie, also welche Wirkung Grenzen haben können. Und wir stellen heute fest, dass auch in Europa Grenzen zu diesem Wechselspiel der Abwertung, Aufwertung führen kann. Noch, ich hatte es vergessen, einen ganz großen Dank an Annette Kopetzki, die diesen Text nicht nur übersetzt hat, sondern im Prinzip neu geschöpft hat, vielleicht sogar verbessert hat. Eine Übersetzung ist immer auch eine Schöpfung, eine Kreation, also vielen Dank dafür. Francesco Magris, ich stelle die Frage auf Deutsch, faccio prima domanda in tedesco, poi te la traduco. In dem Essay Die Grenze, wie der Untertitel auch sagt, von der Durchlässigkeit eines trennenden Begriffs, stellen wir fest, dass das Wort Grenze, man kann auch andere Definitionen finden, Rand, zum Beispiel im Deutschen, oft pejorativ gebraucht wird. Jemand ist ja, eine Randerscheinung. Das bedeutet, wer an der Grenze ist, wer nicht im Zentrum ist, ist vielleicht unbedeutender. Einer der wichtigen Aspekte in diesem Buch ist, dass der Begriff von Grenze hier so betrachtet wird, dass Grenze als ein Potenzial, als etwas auch sehr Positives verstanden wird. Können Sie uns zu diesem Thema etwas mehr sagen? Allora, il termine di grenze o in italiano titolare al margine è un termine che ha molte connotazioni evidentemente. In genere si utilizza margine per significare qualcosa che appunto non si trova nel centro e che quindi forse in quanto marginale ha meno importanza. Invece questo libro che tratta del margine vuole affermare l'importanza del margine per la nostra cultura, per in genere. Certamente, sarò più breve, promesso. Innanzitutto il margine delimita, io sono un matematico, in modo lavoro con la matematica. Quando noi abbiamo lavoriamo con un insieme, noi definiamo l'insieme a partire dal suo margine, in qualche maniera. Cioè se noi non tracciamo la frontiera di qualunque tipo di entità, che sia un'entità geografica, umana, matematica anche, così non possiamo neanche definire un centro. Cioè io dico che il margine assorbe una funzione definitoria di quello che è centro, perché un centro senza margine perde la sua propria connotazione. In matematica si costruisce un insieme a partire dal tracciato delle frontiere, cioè del margine. Poi si individua il centro. Quindi secondo me, nella dialettica centro-margine, è il margine in qualche modo che produce il centro, non viceversa, perché noi siamo abituati in qualche modo a considerare il margine come un'entità residuale del centro. Invece no, secondo me è definitorio. È il centro che diventa tale quando noi abbiamo definito un margine ben delimitato. Pensiamo a uno Stato, pensiamo alla Germania. La Germania viene definita dal momento in cui noi tracciamo le sue frontiere, non dal momento in cui noi definiamo qual è il suo centro. Voglio ricordare una cosa, tutte le guerre condotte nella storia dell'umanità sono state delle guerre che hanno mirato a spostare le frontiere degli stati, non il centro degli stati. Si lottava anche per 3 chilometri in più o in meno di frontiera, quindi evidentemente il margine, la frontiera gioca un ruolo fondamentale per la nostra identità. Noi siamo quello, noi iniziamo dove finiamo, questo è fatto, anche il nostro corpo è delimitato, voglio dire, dalle nostre frontiere, dalla nostra pelle in qualche maniera così. Quindi io penso che il margine sia una componente fondamentale al fine di tracciare qualunque tipo di identità. Ja, ich bin Mathematiker. Die Grenze, der Rand, ist fundamental, um ein Gebilde überhaupt zu definieren. Das Zentrum wird durch den Rand, durch die Grenze definiert. In gewisser Hinsicht ist die Grenze oder der Rand diejenigen sind, die das Zentrum ausmachen. Wenn wir in politischer Hinsicht zum Beispiel auch einen Staat wie Deutschland betrachten, was den Staat ausmacht, sind die Außengrenzen, nicht das Zentrum. Und fast alle Kriege wurden ausgefochten, um eine Grenze einige Kilometer zu verschieben, Grenzen zu verschieben, nicht um die Zentren zu verschieben. In dieser Hinsicht muss man sagen, dass das Zentrum sehr stark eben von dem Rand, von der Grenze aus
gemacht wird und dass unsere Identität sich damit auseinandersetzen muss. Sie wird definiert eben durch Grenzen. So, wir haben in diesem Buch, das so viele Themen von der Wirtschaft bis zur Politik berührt, aber auch in diesem Sinne muss man wirklich sagen, dass es ein privilegierter Standpunkt ist, der auch viel mit Literatur zu tun hat. Triest ist eine Stadt, in der nicht nur zu Beginn des Jahrhunderts sehr wichtige Schriftsteller gelebt haben, sondern auch im Laufe bis in den 50er, 60er Jahren. Einige berühmte Menschen sind der Dichter Umberto Sala. Ein anderer großer, vergessener Literar ist Bobby Basland. Figuren, die Randerscheinungen waren und die Francisco Magis in seinem Buch vorstellt. Und ich wollte eine Passage über die Rolle des Marginalen in der Literatur jetzt vorlesen, werde ihn aber zuvor bitten, dazu etwas zu sagen. Warum diese marginalen Figuren in der Literatur so eine wichtige, zunehmend wichtige Rolle in der Literatur unseres Jahrhunderts gespielt haben. Come mai Trieste è una città in cui paradigmaticamente il marginale nella letteratura ha avuto un ruolo fondamentale? Abbiamo citato ovviamente Svevo, che era sconosciuto per tanto tempo, poi i poeti Sala, Bobby Bazlen, famoso letterato, però praticamente sconosciuto, ecco. E poi tu nel tuo libro citi molte altre figure letterarie. Come mai nella letteratura, a tuo avviso, la marginalità ha avuto tanto peso nella letteratura del Novecento? Beh, e allora, io penso che sia un po' con la rivoluzione borghese. Trieste, la letteratura triestina, parte da quella triestina, è una letteratura tipicamente borghese. La borghesia in qualche modo anche annacqua in qualche modo il profilo del personaggio, non è più il personaggio eroico, non è più l'eroe romantico, non è più l'eroe ottocentesco di Balzac, di Flaubert, di Dostoevskij. È una letteratura in qualche modo, sì, Dostoevskij si deve sottosuolo in qualche maniera, una letteratura in qualche modo in cui l'individualità si diluisce in qualche modo della massa, cioè Svevo è il tipico esempio, anche come storia personale, una storia assolutamente grigia, una storia sicuramente senza nessuna in qualche modo col de théâtre, così è una letteratura che alla fin fine è letteratura anti-eroica per eccellenza, così in qualche modo è la fine della epica. Io credo che Trieste abbia risentito moltissimo del suo influsso borghese. Trieste, ricordiamo, è stato il grande porto dell'impero austro-ungarico. Trieste è stata una città che ha conosciuto uno sviluppo economico e quindi culturale. Io penso che sempre in qualche maniera alla base di una rivoluzione culturale ci vuole innanzitutto una rivoluzione economica. Non lo dico perché sono economista, ma in qualche modo la dinamica è sempre la rivoluzione economica che precede la rivoluzione letteraria. Infatti Svevo è tipico figlio della borghesia. Appunto Trieste è una città che ha perduto, innanzitutto una città che per esempio era fortemente laicizzata, una città, il centro dominante era il centro mercantile, sono nate le prime grandi assicurazioni, tra l'altro Svevo appunto lavorava in un'impresa familiare. Io credo che in qualche modo Svevo sia il primo esempio dell'antieroe, in qualche maniera, un antieroe che nasce anche con la rivoluzione psicanalitica, ricordiamo questo, dell'analisi dell'io, del super-io, della mediazione tra appunto le pulsioni e in qualche modo il tentativo di ricondurle a una normalità. Per questo Svevo è appunto fatto un diario tenuto col proprio psicanalista. Io credo in qualche modo sia l'antiprotagonismo, l'eroe, Svevo appunto traccia la figura dell'inetto. L'inetto è il tipico prodotto della borghesia. Ormai un individuo completamente svuotato di qualunque sentimento morale, di qualunque anche impulso passionale o etico o aristocratico che potrebbe caratterizzare la letteratura dell'Ottocento. Bobby Bazlen è una cosa diversa. Bobby Bazlen è la pulsione al non, la pulsione. C'è un bellissimo libro di Villa Mattas, che chiama Barto delle compagnie, in qualche modo che traccia appunto la storia degli scrittori che non hanno scritto in qualche modo. E Bobby Bazlen è proprio l'archetipo
totale dello scrittore che non ha mai scritto, o ha scritto qualche nota al margine, appunto, non voglio fare un gioco di parole qua, e appunto anche la capacità che si possa creare della letteratura attraverso la pulsione al no, cioè creare letteratura senza scrivere in qualche maniera. E non è solo un gioco di parole, perché probabilmente credo che il Novecento sia stata anche la rivoluzione dell'arte che si rivolta contro l'arte stessa, in qualche modo, che diventa l'arte anche un atteggiamento anche a negare appunto la propria militanza artistica. Perché Bob Burns è incredibile, è uno scopritore di talenti, è uno che è stato fondatore della casa editrice Adelphi, però appunto ha rifiutato sempre di indossare il ruolo di scrittore. E credo che appunto Trieste sia, quello dico perché veramente conosco tantissime persone, Trieste penso che ogni persona che conosco sia un potenziale scrittore. Uno scrittore che per il momento ha deciso di non scrivere, ha rimandato più tardi, ma che soprattutto, sai, io penso, dico ancora questo, sai i situazionisti francesi, no? Che pensavano che l'arte era una pratica quotidiana di vita, cioè l'arte la si ricavava non solo quando uno si dedicava all'esperienza artistica, ma l'arte era anche nel quotidiano, anche quando si va a fare una passeggiata, anche quando ci si sveglia al mattino, si prende un caffè, così, cioè l'arte in qualche modo calata in ogni singola esperienza quotidiana. Trieste in questo caso è stato forse un anticipatore del movimento situazionista, perché è vero, io, tutti i miei amici, dell'età che ho, soprattutto i miei coetanei, in qualche modo pensano di vivere un'esperienza artistica calata nel quotidiano, e forse per questo non ho bisogno di scrivere, e forse per questo nei 50 anni non c'è stato, tra qualche raro caso, nessun altro scrittore che in qualche modo ha preso il testimone dei grandi del secolo. Francesco Mai ha detto, in Trieste hat sich paradigmatisch die Auflösung der bürgerlichen Kultur ergeben. Er stellt dies in Verbindung mit einem großen wirtschaftlichen Aufschwung, den die Stadt hatte Ende des Jahrhunderts. Es wurde die Stadt, wir wissen, es war der Hafen der Habsburger Monarchie in der Adria. Es war eine Stadt, in der sehr wichtige Versicherungen sich niedergelassen haben oder überhaupt gegründet wurden. Also dieser ungeheure wirtschaftliche Aufschwung führte auch zu einer Auflösung der bürgerlichen Identität, wie wir sie aus dem 19. Jahrhundert kennen. Es ist das Ende der Epik, der großen Erzählung. Das war nicht mehr möglich, und das hat eben diese Randerscheinungen gefördert. Italo Svevo hatte ein sehr unscheinbares Leben, und seine Figur Zeno oder er selbst ist eine Verkörperung des Antihelden. Es ist das Gegenteil des Protagonisten, den wir aus dem 19. Jahrhundert kennen. Es ist gewissermaßen ein Unfähiger. Diese Unfähigkeit ist charakteristisch und hat sehr viel eben mit diesem marginalen Existenz zu tun. Ein anderer Fall ist der Literat, quasi der Schriftsteller, der nie ein wirkliches Buch geschrieben hat, nämlich eine Figur, die Bobby Baslen heißt. Er war ein wichtiger Berater des italienischen Verlags Adelphi. Er hat selber viele Autoren gefördert, und er war ein Genie, aber ohne Werk in gewisser Hinsicht. Also dieses sich auch dem Leben zu verweigern, ist eine besondere Charakteristik des Triester Geists und hat so viele randmäßige, nicht konforme Schriftsteller produziert. Francesco Magis sagt, in Triest ist das Leben selbst im Prinzip Kunstwerk, und jeder ist ein potenzieller Schriftsteller, nur sehr viele eben schreiben dann jenes Buch nicht. Ich möchte jetzt eine kleine sehr schöne Passage aus dem Buch lesen. Sie wird etwa 3 bis 4 Minuten dauern, eben zum Thema Literatur. Leggerò e poi seguire quello che leggo è a pagina 60 che te l'ho segnato. Ich werde deutlich, aber auch mit Tempo lesen, denn Sie haben sicherlich auch Fragen, die Sie Francesco Mai stellen wollen. Das soll auch möglich sein. So, die Literatur zeigte oft ein leidenschaftliches Interesse an der Marginalität ihrer Helden und
und sie hat uns unvergessliche Porträts dieser Figuren geschenkt. In älteren Texten überwiegt der Held, der die Ganzheit des sozialen Gefüges repräsentiert, der Held im Mittelpunkt der Welt, sich in ihm, ihrem Anführer, wiedererkennt. In der modernen und zeitgenössischen Literatur dagegen wuchs die Vorliebe für Figuren, die nicht in die Welt und in die Gesellschaft integriert sind, die ungewollt und doch vielleicht sogar öfter willentlich eine Randexistenz führen. Zuweilen mag es scheinen, als bestünde die wichtigste Aufgabe der Literatur darin, vom Rand in all seinen Facetten und Varianten zu erzählen, einem Rand als extreme Lebenslage des Individuums, das die verfestigten Regeln und Hierarchien und seiner Rolle als soziales Wesen entzieht. Sich an den Rand zu stellen, dort zu leben, bildet auch, wenn es nicht erzwungen wird, eine Form des Widerstands. Dahinter steckt die Absicht, sich aus den engen Maschen der Uniformierung zu befreien, die dazu nötigt, um ein ebenso vorgebliches wie konventionelles Zentrum zu kreisen. An Beispielen, auch literarischen, großartigen Beispielen, fehlt es nicht. Man denke nur an den Verweigerungsimpuls von Bartleby, Melvilles unsterblichen Helden, der auf alle Befehle, alle Bitten leise, aber entschieden antwortet: Ich möchte lieber nicht. Was ihn aber nicht daran hindert, pedantisch seine Pflicht zu tun, eine radikale Entscheidung für die Freiheit in der absoluten Ausgrenzung trifft Wakefield, der in der Erzählung von Nathaniel Hawthorne ohne Grund sein Haus, seine Frau und seine gesellschaftliche Stellung verlässt, um jahrelang in einer Nachbarstraße zu leben, unbekannt, von allem für tot gehalten. In dieser konkreten und zugleich symbolischen Marginalität führt er ein anonymes, völlig ereignisloses Dasein, und hinter seiner Anwesenheit scheint sich eine tiefe, ungreifbare Bedeutung zu verbergen, die auf jeden Fall ganz allein ihm gehört. Auch Mathieu Pascal glaubt, das wahre Leben in der Verborgenheit zu finden, als jemand, der in den Augen der Welt gestorben ist, also an jenem äußersten Rand steht, den der Tod, das schlechthin dezentralisierte, gesellschaftlich und psychologisch darstellt. Wir erinnern an weitere sich ausgrenzende Figuren von Simenons Held Case Popinga bis zu Signor Craig, der Titelfigur des jüngsten Romans von Juan Octavio Prenz, dem argentinischen istrisch-kroatischer Herkunft, der zurückgezogen in Buenos Aires und Triest lebt. Signor Craig flieht in der brutalen Atmosphäre der argentinischen Militärdiktatur vor der Gewalt der Geschichte und der Undurchdringlichkeit des alltäglichen Konformismus, um sich in einem inneren und äußeren Raum der Absonderung und Marginalität eine andere, heimliche Identität zu erschaffen. Die Figuren in Raymond Carvers grandiosen Erzählungen sind Menschen ohne Geschichte zum Scheitern geboren, das ihren Genen eingeschrieben scheint und sie zu vorbestimmten Opfern des reißenden Flusses der Ereignisse macht. Sie sind nicht mehr als Leerstellen, können nicht verstehen, welche Bedeutung das Schicksal hat, das ihnen in der Welt zugefallen ist. Diese mit wenigen kraftvollen Federstrichen gezeichneten Figuren erhalten ihr narratives Gewicht wesentlich, vielleicht sogar einzig, durch ihren Status als Ausgegrenzte und bleiben dennoch flüchtige Komparsen, die mit der letzten Seite der Erzählung von ihren unbedeutenden Existenzen verschwinden müssen. Es ist die mitteleuropäische Literatur, die diese ebenso selbstzerstörerische wie das selbstverteidigende Zuflucht am Rand in bewusst gewählter Ausgrenzung besonders intensiv empfunden und beschrieben hat. Wenn die Randexistenz scheitern bedeutet, dann sorgen viele dieser Figuren selbst für ein Schicksal, das von jeglicher Macht, von jedem Zentrum ausschließt, ihnen aber die großmöglichste, an völliger Bedeutungslosigkeit grenzende Freiheit sichert. Grillparzers armer Spielmann bewirkt in der gleichnamigen Erzählung das Scheitern seiner Liebe zur Musik und zu einer Frau. Ein Scheitern, das ihn befreit von der quälenden Suche nach dem Glück, von der Pflicht, glücklich zu werden, also auch von der leidvollen Enttäuschung und vom Schuldgefühl wegen des versäumten Glücks. Der vorweggenommene Verzicht schützt ihn vor dem Schmerz der Niederlage. Diese ist erwartet und daher frei von der Enttäuschung über den fehlgeschlagenen Versuch, im Zentrum des Lebens zu stehen.
Auch in diesem Fall ist die innere gleichzeitig eine konkrete Marginalität. Zum Beispiel das bescheidene Zimmer in einem Mietshaus, das der arme Spielmann mit zwei Arbeitern teilt, indem er auf dem Boden einen Kreidestrich zieht, der ihren Raum von dem seinen abtrennt. Dieser Raum ist umso mehr seiner, als der Spielmann sich selbst mit Hilfe jenes kleinen Ortes an den Grenzen des lärmenden, mitreißenden Lebens von Wien tat. Ausgrenzung beherrscht auch Kafkas Horizont, der von sich sagt, er befinde sich außerhalb des Territoriums der Liebe, also sogar jenseits der Grenze des Gebiets, in dem das Lebensglück erlebt wird. Er setzt Ausgrenzung mit einer euphorisch erlebten Freiheit gleich, bei der man die Freuden des Deklassiertseins genießt. Ein ihm verwandter Autor, Robert Walser, versteckt sich in der unpersönlichen Uniform des Gehilften und Soldaten, will am Rand von Geschichte und Gesellschaft in den unteren Regionen leben, sich nicht in Bezug auf die ihn umgebende Welt bilden, sondern ein Nichts sein und darin seine Freiheit finden. Svevo, der Liebenswürdiger, nur andeutet, dessen Romane aber gerade darum verstörend abgründig sind, verwandelt die Untauglichkeit in eine Waffe gegen die Härten des Lebens. Der Untaugliche wird, wie der Titel von Svevos ersten Roman lauten sollte, steht per Definition am Rand der Gesellschaft, erhält jedoch gerade dadurch einen fast autorisierten, also in gewisser Weise geschützten Status, der Raum für Fantasie, für echte Individualität lässt. Wie wiederholt bemerkt wurde, gipfelt diese befreiende Untauglichkeit für Svevo im Alter, dem man ein wildes Leben führen darf, weil es mit all seinen Unzulänglichkeiten und Mängeln auch den moralischen von vornherein gerechtfertigt ist. Eine ironische, ja zynische Haltung. Das Alter ähnelt dem Schreiben. Beide spielen mit der Schrecklichkeit des Lebens und treiben ihren Schmerz mit der moralischen und gesellschaftlichen Heuchelei, die diese Schrecklichkeit verschleiert. Sie selbst halten sich aus dem Spiel heraus, stehen außerhalb dieses Zentrums, können es also besser beobachten und verstehen als die Spieler, die in diesen Mechanismus und seine Regeln eingebunden sind. Die Ausgrenzung, die das Alter trifft, bietet ihm die höchste Freiheit. In Svevos Werk sind es nicht zufällig oft die Alten, die schreiben, ihre eigene Marginalität deckt sich mit jener, von der sie erzählen. Sie erzählen mit einer Freiheit, die ihnen erlaubt, dem Medusenhaupt des Lebens ohne Heuchelei ins Gesicht zu sehen und das Leben doch weiterhin zu lieben. Sehr schön. Mache jetzt meine letzte Frage zu Literatur, weil wir wollen natürlich auch über Gesellschaft und Politik reden. Francisco Magis hat in seiner Kindheit den Dichter Biagio Marin kennengelernt. Ein Dichter, der fast 90 oder so um den Dreh. Er hat seine großartigen und besten Gedichte in einer Sprache geschrieben, die nicht mal italienisch ist. Er lebte auf einer kleinen Insel in der Nähe von Triest namens Grado. Er schrieb auf Gradesisch, eine besondere Sprache. Und als alter Mann hat er diese Gedichte geschrieben. Ich wollte ihn zu dieser Begegnung etwas fragen und wie er ihn erlebt hat. Tu hai conosciuto Biagio Marin da bambino o da ragazzo. Ecco, si è appena parlato di questa libertà che concede, per esempio, la vecchiaia. Come hai visto tu la figura di Biagio Marin? Penso io ti ricordi molto meglio. È morto nel 1985, quindi avevo 19 anni, in qualche modo l'ho frequentato, sempre ovviamente a rimorso, dicevo, dei miei genitori. Io fino a qualche anno dopo non mi ero reso conto di essere di fronte a un grandissimo poeta. Un poeta che io mi ricordavo, i miei ricordi con lui erano una collezione di conchiglie in cui a me piaceva tanto ascoltare il mare. Io passavo ore e ore mentre lui e mio padre discutevano furiosamente anche in maniera molto violenta, perché era un carattere fortissimo Biagio Marin, era quasi intollerante se uno in qualche modo dimostrava di non condividere le sue idee politiche, letterarie, soprattutto in discussioni di stampo letterario. Biagio Marin l'ho scoperto tanti anni dopo, avevo già 30 anni così, e lì mi sono reso conto della sua grandezza, ma non parlerò di questo perché sono parole che mi sembra quasi inutili per veramente riconosciuto.
ricordo che in qualche modo lo vedevo, lui diceva, lo scrivo anche nel libro, lui rivendicava la sua marginalità, ma attenzione, non era in qualche maniera una civetteria di sentirsi in qualche modo controcorrente, in qualche modo il solito falso complesso dell'incompreso, capisci cosa voglio dire, Piero? Molte volte io penso che ci sono autori che cercano quasi di rivendicare una incomprensione da parte del grande pubblico per dare una legittimazione, forse una spiegazione a un loro percorso magari che non ha seguito i binari auspicati, no? Piero Maria è una persona riconosciuta ormai mondialmente, così, però in qualche maniera anche la scelta, per esempio, di scrivere in gradese era una scelta di estrema marginalità, perché, ripeto, è una lingua, non è un dialetto, è una lingua, ma non è neanche il friulano, è una lingua parlata di fatto solo a Grado, quindi parlo di 12.000-15.000 persone che possono apprezzare direttamente dalla fonte la poesia di Piero Maria. Lui, soprattutto nel suo caso, non c'era nessun rancore rispetto a quello che lui definiva il centro. Lui viveva appartato, assolutamente persuaso, attenzione, ben consapevole di quale fosse la sua grandezza, perché io penso che una discreta dose anche di autostima è necessaria per diventare una grande persona. Noi molte volte in qualche modo condanniamo forse la vanità, ma una sana dose di narcisismo ci vuole, perché altrimenti si casca nella depressione, per chiamarla così. Lui era ben consapevole di quello che valeva, non ha mai fatto niente per affermarsi a livello mediatico, in maniera così, ha custodito gelosamente la sua marginalità, perché per lui di fatto coincideva con la sua appartenenza gradese, nel senso che tra lui e Grado c'è stato questo connubio strettissimo, anche la scelta appunto di esprimersi nel gradese. Quindi in qualche modo la sua è stato un confino letterario, ma soprattutto geografico, penso. E questo è molto importante, perché parlavamo prima di frontiere. Io penso che la marginalità abbia molto a che vedere, sia un concetto molto fisico, in qualche maniera, così. Per questo io, per esempio, nel libro lo scrivo anche, diffido di certi autori, in qualche modo, che si automarginalizzano, in qualche maniera, perché è anche una maniera per ritirare dei clout sul mercato della popolarità. Molte volte, se ci pensi, essere anticonformista diventa forse passaporto preferenziale per il successo, perché in maniera molto facile giocare l'anticonformismo. Biagio Marini non ha mai giocato su questo, ha vissuto con candida autoconsapevolezza la sua marginalità, che è stata cercata, è stata sicuramente salvaguardata ed è stata vissuta senza nessun in qualche modo conflitto con quello che poteva essere definito il centro. Lui viveva sereno e, oserei dire in termini cristiani, persuaso, consapevole della sua grandezza, ma giustamente, perché bisogna nutrirsi di una sana dose di narcisismo per poter sopravvivere in questo mondo. Piero Marin starb, als ich 19 war. Ich habe ihn also durchaus kennengelernt. Er hatte lange Diskussionen mit meinem Vater. Damals verstand ich gar nicht seine Größe. Ich habe ihn erst später entdeckt, als ich dann 30 war. Worin bestand seine Größe? Die Größe von Piero Marin bestand darin, dass er sich genau bewusst war, ein sehr, sehr großer Dichter zu sein, aber er sich bewusst auch für diese Randerscheinung entschieden hat. Er hat in einer Sprache geschrieben, die sehr schwer zu übersetzen war, weil sie nicht einmal eben Italienisch war, aber er blieb ein Leben lang dieser Sprache, die vielleicht nur 15.000 Menschen sprechen, eben besagter Insel in Friaul, treu. Und er schrieb im Bewusstsein, dass er eine marginale Erscheinung bleiben würde, aber mit einem gesunden Selbstbewusstsein, mit einem Stolz und ohne jegliche Eitelkeit. Eine Eitelkeit, die man oft bei Menschen, die nicht konform sein wollen, findet und die im Grunde genommen zeigt, dass sie doch angezogen sind und im Zentrum stehen will und ihre Marginalität nicht wirklich würdigen. Das Gegenteil ist das Beispiel von Piero Marin gewesen. Eine Frage zu einer anderen Figur, die einen guten Übergang darstellt von der Literatur zur Politik, nämlich Pasolini, der auch aus dem Friaul stammt und
der zu seiner friaulischen Herkunft ein gespaltenes Verhältnis hatte. Una domanda su Pasolini, per passare anche a parlare di politica, la sua identità friulana era un'identità scissa, o come viveva in questo margine di essere, ecco, è pure scritto così in friulano. Pasolini era realmente attaccato alle sue terre, non era una forma, diciamo, di civetteria, forse per chi aveva vissuto anche esperienze, diciamo, estreme, così in questo modo di rivendicare l'attaccamento, quello poteva essere una terra pura, incontaminata, queste cose qua. Io credo che Pasolini fosse veramente insidioso sulla sua terra. Chiaramente è un personaggio talmente complesso che è difficile decifrare anche quello che potesse essere il suo reale, se nutrisse una nostalgia appunto per Casarsa, per queste terre qua. Pasolini è stato forse un vero marginale, perché nel senso che ha vissuto fino in fondo ovviamente la sua marginalità, e non ha mai in qualche modo ostentato a livello, chiaramente la sua vita è stata una vita tumultuosa, una vita autodistruttiva, però non è una vita, non ha estetizzato l'esperienza della marginalità. Questo secondo me è la cosa più importante, come non l'ha fatto Piaggio Marini. Cioè, io quello nel libro dico che molte volte l'ostentazione della certa marginalità diventa una forma di conformismo più estremo, chiaramente, perché ripeto, l'ho già detto prima, niente più facile in qualche modo che ostentare una propria diversità di qualunque genere, può essere di qualunque alimentare, religiosa, etnica, sessuale, così, per in qualche modo ricavarsi, rivendicare la propria identità, no? Questo è il problema di oggi, che ciascuno di noi ha bisogno di calarsi in una dimensione identitaria, e molte volte questa dimensione identitaria è unica, nel senso che se tu chiedi oggi a qualcuno chi sei, ti darà una sola coordinata del proprio essere, della propria essenza, no? Invece, cioè, come dice Amartya Sen, il filosofo economista indiano, dice che noi siamo una confluenza di identità, cioè noi siamo, abbiamo delle preferenze culinarie, religiose, ci piace il mare, la montagna, ti chiamo per la Juventus o per il Bayern Monaco, cioè voglio dire, noi siamo una pluralità di identità. Io temo che oggi, in qualche modo, il tentativo di identificarsi con una qualche marginalità sia un bisogno di recuperare una propria dimensione identitaria, che ci sfugge in questo processo di omologazione completa. Per esempio, intanto, non so, qualcuno dice chi sei, la gente risponde: sono vegano, sono musulmano, sono cattolico, sono così, cioè nel senso che abbiamo bisogno di riconoscerci in un'unica identità. Invece noi siamo la confluenza di una moltitudine di identità. Io per esempio non saprei, se uno mi chiede chi sono, io non posso dire sono triestino, perché sono tante cose, non sono anche tante cose, ma sono tante cose, ho dei gusti letterari, musicali, cinematografici, culinari, avrei un problema a rispondere qual è la mia identità. Oggi ciascuno cerca in qualche modo di riconoscersi in un'unica dimensione identitaria, e questa dimensione identitaria viene identificata come una forma di marginalità, quasi la marginalità dasse più peso a questa collocazione identitaria, perché in qualche modo la marginalità si contrapporrebbe al conformismo. In realtà uno si rende conto che proprio rivendicando in maniera ostentatoria una propria identità marginale non fa altro che in qualche modo giocare a secondare in qualche modo il conformismo più sperato. Also das Beispiel Pasolinis ist sehr gut, um gewisse Tendenzen der marginalen Identität hervorzuheben. Pasolini hat seine eigene Marginalität, auch als Autor, der aus dem Friaul kam, der eine gewissermaßen auch schwierige Position hatte im Leben. Er hat sie aufrichtig gelebt und ohne sie herauszustellen, ohne sie zu ästhetisieren. Das war seine eigene Erfahrung. Eine Gefahr, die mit der Marginalität mit der Marginalität zu tun hat, ist die Ästhetisierung der Marginalität. Also dass man einen Aspekt dieser Identität so hervorhebt, um sich dadurch von den anderen auch abzugrenzen oder sich für etwas Besseres zu halten. Und Francesco Marx sagt, nein, Identität ist nicht nur die Hervorhebung eines Aspekts, sondern Identität ist ein Zusammenfließen von unterschiedlichen Aspekten. Wir sind aus ganz unterschiedlichen Aspekten gemacht. Nicht nur ein Aspekt muss
auch etwas sein, was in der Hervorhebung und Abgrenzung von anderen ein Problem darstellt. Und damit kommen wir auch zur nächsten Frage, nämlich eine politische Frage. Denn wenn auch zu Recht in der Geschichte des 20. Jahrhunderts immer wieder das vom Zentrum aus vernachlässigte Dasein des Randes, also diese Emanzipation des Randes stattgefunden hat. Wir wissen, viele Länder haben Befreiungskämpfe geführt. Irland hat sich unabhängig erklärt von Großbritannien. Dieser Nationalismus wurde als eine absolut legitime Behauptung der eigenen Identität aufgefasst. Für viele Länder stellte es also eine Emanzipation vom Machtzentrum vor und ein ganz notwendiger Schritt. Für Europa heute, wie kann man diese nationalistischen Bewegungen, die es in ganz Europa ja gibt, wir denken ja zum Beispiel mal an Katalonien oder an anderen Ländern, Spanien hat viele Autonomiebewegungen, es gibt unzählige. Das Gebilde Europas wird von diesen zentrifugalen Kräften natürlich auch gefährdet. Wie betrachtet Francesco Magris diese Entwicklung? Riduco in due frasi la mia domanda. Ovviamente il margine o l'esistenza marginale di certi paesi, di certe etnie, di certe società, sono state rivendicate come fondamentali nella lotta di liberazione di certi paesi, per esempio l'Irlanda. Quindi l'emancipazione da un centro opprimente è ovviamente un atto anche necessario che nella storia dell'Europa, soprattutto nel XX secolo, si è tante volte espressa. Qual è la considerazione di questi fenomeni molto spesso nazionalistici, come per esempio in Catalogna? Come si può considerare oggi questo nazionalismo che è una rivendicazione di identità in parte legittima, ma che porta a mettere in pericolo la stabilità del progetto europeo? Quindi bisogna stare attenti, perché chiaramente alcune rivolte contro il centro provengono da situazioni oggettivamente di persecuzione, di discriminazione. Faccio l'esempio dell'Irlanda, l'Irlanda è oggettivamente discriminata da Inghilterra, così. Ma io temo che oggi ciascuno veda a 20 metri da casa sua un centro opprimente. Quindi noi assistiamo quasi a una proliferazione di centri, percepiti da una proliferazione di periferie e di margini, ciascuno in conflitto con l'altro, no? Per la Catalogna, per esempio, la Catalogna è una regione centrale della Spagna, è il polmone economico, il polmone culturale, così. Voglio dire, io mi chiedo fino a che punto noi possiamo riconoscerci come marginalizzati rispetto a un presupposto centro, no? Perché anch'io potrei pensare che a Trieste è discriminata da Venezia, i veneziani potrebbero pensare che loro sono discriminati da Vicenza e così via. Quindi è una specie di gioco di scatole cinesi. Cioè io temo che, è quello che dicevo prima, che oggi la pulsione nazionalista vede nel suo vicino sempre un centro oppressivo, no? Ci sono stati centri oppressivi, sapevo benissimo il colonialismo, sapevo benissimo anche in Europa abbiamo avuto delle oggettive forme di discriminazione di un centro rispetto a un margine, ma temo che oggi ciascuno voglia, si consideri, probabilmente in buona fede, attenzione, un margine oppresso da un presunto centro che comunque è rappresentato sempre l'Italia dal sud, in Catalogna anche dal sud, il Belgio, eccetera, così. Cioè ciascuno cerca il proprio centro contro cui lottare. Questo porterà purtroppo alla disgregazione dell'Europa, se continua così, non voglio essere pessimista. Ma se ognuno vede nel proprio vicino, o nel proprio compaesano, così, un centro oppressivo, avremo una frantumazione di centri, una moltitudine di margini, in conflitto perenne tra di loro, questo condurrà necessariamente all'implosione di quello che noi chiamiamo progetto europeo. Quello che temo. È quello che sta purtroppo succedendo, perché il mio non è un declinismo ostentato e civettuolo, è quello che stiamo assistendo. Io sulla Catalogna, quindi, dico, trovo che sia inconcepibile che la Catalogna possa rivendicare sulla base
popoli, ma credo che quel principio abbia creato più danni che benefici al mondo, non solo all'Europa. È un principio molto, molto delicato. Francesco Marques möchte nicht pessimist sein, allerdings muss er feststellen, dass die Entwicklung in Europa, wo jede auch marginale Bevölkerung auf einmal sich von einem Zentrum unterdrückt fühlt und deswegen autonome Bestrebungen verfolgt, dass es eine Entwicklung ist, die letztlich zur Auflösung des europäischen Projekts führen kann. Die Vorstellung, dass das Zentrum immer eine unterdrückende Macht ist, ist eine falsche Vorstellung. Sie führt dazu, dass man denkt, dass der Nachbar einen immer bevormunden will, dass man sich nicht konstruktiv um Zusammenarbeit bemüht und führt letztlich eben zu einer Auflösung der übernationalen Gebilde. Der Fall von Katalonien, für Francesco Marques ist es unvorstellbar, dass dieses so wichtige Land in Spanien, also diese Region in Spanien, die überhaupt nicht unterdrückt wird, aber die unbedingt ihre Autonomie durchsetzen will, dass dies geschieht. Es ist, wird dann zu einer Gefährdung des Gleichgewichts, des europäischen Gleichgewichts. Natürlich gibt es Fälle, wo das Zentrum eine unterdrückende Macht ist. Wir haben vorher das Beispiel von Irland erwähnt. Da ist natürlich die Autonomie auch wünschenswert. Aber wenn es so weitergeht und er befürchtet, dass es diese Entwicklung andauern wird, wird es für das europäische Projekt sehr schwer werden. Una domanda sulla dialettica centro-periferia. L'avvento di Internet è un luogo dove non ci stanno più dei centri definibili. Ha cambiato fondamentalmente questa dialettica? Certamente, con Internet, in quel modo ciascun utente pensa, è convinto, in buona fede di essere al centro del mondo. Chiaramente con la proliferazione di centri si viene meno la stessa definizione di centro, perché ripeto, un centro viene definito a partire della propria frontiera, del proprio margine, come dicevamo al momento della prima domanda. Quindi quando abbiamo un continuo, cioè un insieme senza nessuna delimitazione tra un punto e l'altro di centri, il centro non esiste più, perde la sua essenza, perché il centro viene definito in funzione del margine. Quindi io penso che con Internet, con tutto quello che è in qualche modo la tecnologia della comunicazione, così ciascuno c'è un processo di atomizzazione in qualche maniera, no? Il centro diventa un continuo di punti senza nessuna, appunto, confinando l'uno con l'altro, e chiaramente questo, il grande problema è che con Internet manca, viene meno qualunque criterio di gerarchia, no? Quello che lo scrivo anche nel libro, cioè nel senso che anche il flusso dell'informazione, quando viene regolato dai media tradizionali, cioè in qualche modo preserva una certa gerarchia. Noi sappiamo che esistono dei giornali più o meno buoni, prima fascia, seconda fascia, delle personalità più autorevoli, meno autorevoli, quantomeno pensiamo, possiamo attribuire più credibilità a quello che dice una persona o un mezzo di stampa piuttosto che un altro. Con Internet c'è lo sgretolamento completo di quello che è la gerarchia. Perché io credo che alla fine la struttura di una società parte attraverso una sua struttura gerarchica, cioè c'è la gerarchia, non sto facendo dicendo che la gerarchia sia qualcosa di buono, ma alla fine l'ordine, no, perché la società ha bisogno di creare un ordine, l'ordine si crea attraverso la definizione delle gerarchie, chiaramente. Le gerarchie possono essere ovviamente di stampo culturale, economico, sociale, sportivo, ci sono infinite gerarchie. La scuola, per esempio, crea delle gerarchie, crea degli allievi più bravi, meno bravi, e in questo modo anche la cultura, fino prima della rivoluzione di Internet, era in qualche modo, c'era una gerarchia, si sapeva in qualche modo qual era la fonte più autorevole che poteva pronunciarsi su un certo soggetto, così. Adesso con Internet ciascuno diventa un interlocutore a se stesso, ciascuno in qualche modo le voci si sovrappongono, e quello che io temo è che appunto non sappiamo più che grado di fiducia attribuire a questa infinità di voci in qualche maniera. Io stesso ho problemi, perché non so più in qualche modo anche il problema delle fake news, queste cose qua, è tutto un sovrappongo di fake news. Non
non c'è più qualche modo. Quello che manca è la credibilità dei mezzi di informazione, e parlo soprattutto dal punto di vista culturale, perché adesso qualunque voce ha un peso uguale a quello che potrebbe avere la prima pagina di New York Times o del Mondo, capito? Questo è il problema. Quindi questa atomizzazione prodotta da internet, con questa atomizzazione viene meno la dialettica virtuosa centro-margine, certamente, che forse produce diciamo anche questi movimenti che stiamo osservando, i movimenti politici improvvisi. Ma infatti adesso assistiamo a un evento inedito fino ad ora, alla creazione di movimenti politici spontanei. Pensiamo ai Gilets Jaunes in Francia, no? È un movimento tra l'altro molto consistente, sta durando da 4-5 mesi ormai, sta resistendo anche alla durata, così. È un movimento completamente spontaneo, nato sui social network, non coordinato da nessun corpo intermediario tradizionale, parlo di partiti politici, parlo di sindacati, parlo di qualunque forma di associazionismo, così. È un movimento completamente spontaneo, quindi incontrollabile, e quindi anche con cui è difficile anche negoziare, perché a questo punto, al di là che uno possa avere delle simpatie o meno, condannare più o meno anche il modo in cui si manifestano questi movimenti spontanei, così, ma diventa anche difficile negoziare. Una volta la dialettica politica era molto chiara: c'era una parte del governo, il potere, l'altra parte c'erano le forze di opposizione, i rappresentanti dei partiti di opposizione, dei sindacati, c'era una rivendicazione, si dichiarava uno sciopero, si trovava un compromesso, a quel punto lo sciopero finiva, rientrava e tutto rientrava nell'ordine. Adesso queste richieste si moltiplicano con la stessa velocità con cui si moltiplicano appunto gli scambi sul web, e questo è il problema. Quindi diventa il potere è completamente impreparato, perché non ci può essere un dialogo. Il dialogo nasce quando c'è una struttura rappresentativa delle varie forze politiche più o meno istituzionali. Questo è il fatto, bisogna rappresentare qualcosa. Ci vuole l'Istituto della Cultura, un direttore, chiaramente, altrimenti sarebbe un'anarchia completa, ci vuole dire la gerarchia. Adesso c'è il governo francese, in questo momento completamente impreparato, perché non si capisce innanzitutto quali sono le rivendicazioni. E soprattutto con chi si deve negoziare, perché è tutto un continuo di richieste di soggetti individuali che non hanno più una coordinazione, non c'è una rappresentatività. Internet hat wesentlich die Dialektik, auch die positive Dialektik von Zentrum und Rand, Grenze verändert. Es ist zu einer Atomisierung gekommen, das Fehlen eines Zentrums, weil jeder natürlich seine Meinung zum Ausdruck bringen kann, weil es keine Hierarchie gibt. Und dies führt letzten Endes auch zu den politischen Phänomenen, die wir beobachtet haben in den letzten Jahren. Francesco Magris erwähnt die Gilets Jaunes in Frankreich. Das sind spontane politische Bewegungen, die sich über die sozialen Netzwerke auch vervielfältigt haben, mit denen es aber keine wirklich brauchbare politische Dialektik zum Ausdruck kommen kann, weil es eben keine wirklich verantwortungsvoll zuständigen Politiker überhaupt ausmacht. Und er sieht diese Entwicklung als eine problematische Entwicklung an. Ich möchte jetzt Francesco Magris noch eine Frage stellen zu seinem Buch Libertà Totalitaria. Er hat ein Buch geschrieben, das wir nicht kennen, das aber in diesem Frühjahr in Italien erschienen ist. Libertà Totalitaria, totalitäre Freiheit. Es scheint natürlich ein Widerspruch zu sein. Wie kann Freiheit überhaupt totalitär sein? Das, was ihr gerade zu dieser, sagen wir, Anarchie des Internets gesagt habt, kommt in diesem Buch häufig zum Ausdruck. Ich werde ihn jetzt fragen, was er unter totalitärer Freiheit versteht. È scritto un libro che è uscito in Italia in primavera, intitolato Libertà totalitaria, in cui esponi questo concetto di un'anarchia, cioè di un'assenza di ordine, che può però provocare delle conseguenze molto complesse, molto anche inquietanti. Sì, in questo libro io
parlo non tanto dell'assenza di un ordine, del sovvertimento degli ordini tradizionali, in qualche maniera. Cioè le gerarchie che si creano oggi non sono più quelle tradizionali. E non sto dicendo che sia un bene o un male, potrebbe essere anche un bene in qualche maniera così. Però, per esempio, noi sappiamo le strutture tradizionali in cui si creavano anche delle gerarchie, la scuola, per esempio, parlo abbastanza della scuola, ormai sono completamente superate da altre forme di gerarchia, in qualche modo la formazione di una persona riguarda, non riguarda più la sua, il suo merito, il suo talento, ma riguarda per esempio l'accumulazione di ricchezza o altri fattori. Io parlo, sai, è chiaro che dico che mancano le gerarchie, mancano quelle tradizionali, perché mai come oggi c'è un bisogno di classificare qualunque cosa, cioè c'è un bisogno di ricreare artificialmente le gerarchie che sono state spazzate via, per esempio, dall'epoca della contestazione, no? In qualche modo bisogna eliminare qualunque criterio, in qualche modo che deterministico di appartenenza sociale. Adesso si giudica tutto. Io, per esempio, nella mia professione sono giudicato in continuo su quante citazioni ricevo di secondo, quanti articoli pubblicati nelle riviste di rango 1, rango 2, rango 3, sono classificati, si classificano gli hotel, si classificano i ristoranti, sì. Cioè c'è una febbre classificatoria, ma sempre perché questo? Proprio perché di fronte allo svuotamento di un'autorità riconosciuta, diciamo, condivisa da tutti, mancano appunto un punto di riferimento. Quindi dobbiamo creare artificialmente delle gerarchie che si sostituiscono a quelle tradizionali. Quindi oggi non è più chi prende il 10 in matematica, ma chi per esempio riesce a fare una prestazione di qualunque genere, magari assolutamente non tradizionale. Cioè nel senso che abbiamo bisogno di classificare, ma è come oggi, pensa ai giocatori di calcio, gli atleti, tutto viene classificato, ma io veramente lo dico sulla mia esperienza, perché io da un giorno all'altro posso passare di 15 posizioni, sono dall'800esimo economista migliore di Francia al 600esimo, un giù o su, a seconda se ricevo una citazione di concessione. C'è questa febbre classificatoria, perché noi abbiamo bisogno di creare gerarchie. E una volta che abbiamo eliminato le gerarchie tradizionali, in modo che erano comunque una struttura che sosteneva la convivenza sociale, no? Non sto dicendo che si fossero giusto o sbagliate, ma era sicuramente una forma di creare, che la società è una struttura, la struttura viene appunto strutturata sulla base di diversi piani, cioè c'è una gerarchia, un edificio, c'è il primo piano, il secondo piano. Adesso c'è una sovversione di questi criteri tradizionali di classificazione che vengono sostituiti da altri che sono molto meno, in qualche modo, affidabili, questo è il fatto, perché vengono soprattutto delegati alla scelta individuale. Cioè siamo noi che giudichiamo adesso chi è un bravo scrittore, chi, chiaro, questo esisteva già all'inizio del Novecento, perché comunque è il pubblico che decide chi è un bravo scrittore, comprando il libro o meno, ma mai come oggi, con i like, tu puoi decidere personalmente, un utente può decidere sul successo o il successo o la rovina di uno scrittore, di un messaggio, di un cantante, eccetera. Bene, io adesso tradurrò e poi facciamo un'ultima domanda riguardo alla connessione fra questo fenomeno che ti parli tu e un altro fenomeno che tu dai, economista, hai studiato la scuola marginalista. Qual è la relazione tra queste due cose? Però prima tra di wir haben noch eine wichtige Frage zum Thema der Grenznutzschule, die Francesco Magis als Ökonom, Wirtschaftswissenschaftler wirklich sehr eingehend untersucht hat und die in Verbindung steht mit der Antwort zu dieser Frage zu seinem letzten Buch, nämlich Totalitäre Freiheit. In diesem letzten Buch behauptet Francesco Magis, dass in unserer Gesellschaft die traditionellen Hierarchien verschwinden. Stattdessen werden Pseudo-Hierarchien oder besser gesagt Klassifizierungen eingeführt, berühmten Beispiele der Likes im Internet oder der Bewertungen von Restaurants. Das heißt, es fehlen Autoritäten und statt der Autorität gibt es diese Klassifizierung, die sehr stark vom Individuum ausgeht und die dann schließlich zu einer Orientierungslosigkeit und auch zu einer Wertelosigkeit in der Gesellschaft führt. In seinem Buch Al Margine, die Grenze, untersucht er ein Phänomen, nämlich das Phänomen der erfolgreichsten ökonomischen Schule des 20. Jahrhunderts, der sogenannten Grenznutztheorie. Grenznutztheorie ist die Basis des modernen wirtschaftlichen Denkens
Und er benutzt, also es, es, der Begriff hat etwas Ironisches. Denn wenn wir heute von Grenze gesprochen haben, also von Menschen, die am Rand sind, ist eigentlich die Grenznutzschule der, etwas, was, was paradox ist, weil ich meine, das ist die Schule, die an der Basis des Neoliberalismus steht. Was behauptet die Grenznutzschule? Dass man mehr zu konsumieren, bis an die Grenze der eigenen Ressourcen zu konsumieren, pausenlos Güter und Dienstleistungen zu erwerben, das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Theorie, die an der Basis eben der, dieser, dieser, der, des Neoliberalismus steht. So, wie ist die Verbindung zwischen dieser totalitären Freiheit, die wir heute erleben, und der Philosophie der Grenznutzschule? Qual è la relazione tra questa libertà totalitaria di cui parlavamo e la scuola marginalista? Dunque, io vorrei dire che appunto, tornando, mi ricollego alla domanda precedente, di fronte al venire meno dei principi di autorità, cioè voglio dire, le gerarchie sociali vengono tracciate o attraverso la tradizione o attraverso il mercato. Adesso tutto è legato al mercato. In qualche modo il mercato comunque è una fonte di valore, anzi crea valore. Il mercato è il luogo in cui si incontrano la domanda e l'offerta e dà luogo alla creazione dei prezzi, dei valori, in qualche modo anche della gerarchia di quello che è la nostra società. Con la scuola marginalista noi abbiamo aumentato la taglia del mercato, il mercato si è espanso fino a coinvolgere qualunque aspetto della vita quotidiana. Cioè, per esempio, oggi, pensiamo al concetto di capitale. Oggi parliamo di capitale non solo finanziario, ma capitale di simpatia, di seduzione, di bellezza, eccetera così. Cioè, sembra che tutto, qualunque aspetto della vita quotidiana sia filtrato dal mercato. Ed è il mercato, in qualche modo, che deve attribuire il giusto prezzo a qualunque aspetto della nostra vita quotidiana. Quindi c'è una invisibilità del mercato. No? Quindi io non è, attenzione, non è che io rimpiango le antiche gerarchie, però in qualche modo, soprattutto col dopoguerra, c'era stato, ecco, lo stato sociale, si cercava in qualche modo di premiare, per esempio, dei criteri, diciamo, di attribuzione di valore extramercantili. Pensiamo appunto, ripeto, la scuola è un'istituzione che dovrebbe premiare secondo criteri che non transitano attraverso il mercato. Adesso qualunque forma di attività umana transita per il mercato, ed è quindi il meccanismo di mercato che ci dice quanto paghiamo, ma quanto paghiamo non solo in quanto agenti economici, ma anche in quanto parte di famiglia, fratelli, sorelle, eccetera così. Cioè tutta la nostra identità, la nostra identità è filtrata attraverso il mercato. La scuola marginalista cosa ha fatto? Ha dato un supporto teorico e formalmente molto robusto, perché attenzione, è una teoria economica di una complessità matematica notevole, quindi forse questo è il suo charme, anche la sua attrattiva, dobbiamo dirlo questo, no? Molti sono sedotti anche da questa eleganza formalista di cui è rivestita la teoria neoclassica, ma che nasconde in realtà un fortissimo contenuto ideologico, perché sai, quello che penso io, che molte volte la scienza dovrebbe essere ideologicamente neutra, no? Perché alla fine le formule matematiche dovrebbero descrivere il reale e non veicolare qualche ideologia, no? Contrario della scienza. La teoria neoclassica, di cui marginalista è lo stesso termine, sono due termini equivalenti per definire la stessa scuola, si è rivestita di un apparato matematico all'apparenza ideologicamente neutrale, ma in realtà veicola un pensiero che ha un impatto ideologico enorme, quindi si è travestita. E quindi questo è il grande pericolo, perché per esempio anche gli economisti, che aderiscono in maniera forse inconsapevole a questa scuola molto dogmatica, non si rendono conto che stanno facendo un'operazione di propagazione ideologica di un'idea. E questo è il problema. Pensano di lavorare, di aderire in qualche modo a un paradigma scientifico, nel senso popperiano del termine, in qualche maniera così. In realtà sono al servizio di quella che è l'ideologia del mercato. Ma è una forma inconsapevole, perché se io scrivo una formula matematica non mi rendo conto che sto veicolando un'idea da un fortissimo contenuto ideologico, e questo è il fatto. E quindi in qualche maniera la teoria neoclassica è proprio pericolosa in virtù della sua apparente formulazione asettica e matematica. Die Grenznutztheorie versteht sich als eine wissenschaftliche Theorie und sie hat sehr viele Bereiche unseres Lebens ausgemacht. Sie ist
im Prinzip die Philosophie des Marktes. Die Ideologie der Grenznutzschule ist die Ideologie des Marktes. Aber das ist das Problem an der ganzen Sache. Man nimmt sie nicht als Ideologie wahr, sondern als Mechanismus, der unabdingbar ist, der unausweichlich ist, und deswegen wird sie auch nicht in Frage gestellt. Das Ironische an dem Begriff der Grenznutzschule ist, dass sie im Prinzip eben Menschen ausgrenzt. Sie grenzt Menschen aus. Das ist meine Frage an Francesco Magris. La scuola marginalista produce emarginazione, quindi, a livello economico. Dunque, le sue implicazioni di carattere normativo, diciamo giustificano l'esistenza di sacche, per esempio, di marginalità. Perché in qualche modo, con questa fede cieca nella capacità dei mercati di autoregolarsi, in qualche modo di distribuire la ricchezza in maniera efficiente, giustificano anche in qualche modo la marginalità. Perché, attenzione, la parola chiave della teoria neoclassica non è la giustizia, è l'efficienza. E l'efficienza può comportare anche le situazioni di forte disagio, perché in nome dell'efficienza in qualche modo si ritiene che anche deve esistere anche una precisa gerarchia, e questa gerarchia è stabilita dal mercato, insomma, non da altri criteri in qualche modo di selezione. E quindi io credo che il grande pericolo sia proprio, in qualche modo, giustificare un assetto socio-economico come quello attuale sulla base dell'unico criterio dell'efficienza. Io credo che bisogna invece reintrodurre dei concetti oggi ormai adottati, che sono quelli di equità, di giustizia e di equilibrio, in qualche maniera così, anche se bisogna rinunciare a una parte, a qualche componente di efficienza. L'efficienza, in qualche modo, ha sostituito qualunque altro criterio valutativo di quella della performance del mercato. Questo è il grande pericolo, perché in nome dell'efficienza noi giustifichiamo tutto, anche le situazioni di marginalità più, e soprattutto anche chi si trova al margine, sulla base appunto della teoria neoclassica, pensa di meritarsi questa posizione e di non poter neanche in qualche modo lamentarsi, perché in qualche modo creare un danno alla comunità. Quindi in nome del benessere collettivo noi giustifichiamo la presenza di una grande fetta della popolazione che si trova relegata. Folgt man der Logik der Grenznutztheorie, ist es so, dass der Markt sich selber reguliert. Wenn also Marginalität entsteht, ist es etwas, was im Zuge natürlich eines effizienten Markts einfach unausweichlich ist. Dadurch werden Werte aus diesem Funktionsmechanismus des Marktes im Prinzip marginalisiert, werden ausgegrenzt, und es entsteht auch Armut, es entsteht Marginalität, die sich gar nicht als Ausnahme, sondern als Teil eines Mechanismus empfindet. Und deswegen haben wir heute eine so ohnmächtiges Gefühl gegenüber den Gesetzen des Marktes. Francesco Magris aber hält Werte wie Solidarität, wie Gerechtigkeit für unabdingbar, um aus diesem Mechanismus des Neoliberalismus herauszukommen. Wir haben noch 10 Minuten, um Fragen an Francesco Magris zu stellen. Bitte, er ist sehr redeselig. Sehr gerne. Wir haben ja eine Frage. Buonasera. Meine Frage ist eigentlich gerichtet an die Übersetzerin, Frau Kopetzki. Denn das Wort Grenze heißt ja Confine auf Italienisch und Margine, das würde ja die Struktur von Peripherie und Zentrum hervorrufen beim Bier. Also zum Beispiel, ist das ein Modell, was man an die Kolonien und die Hauptstädte dieser beherrschenden Kolonisten angelegt hat? Und da erhebe ich natürlich ganz andere Vorstellungen, wenn ich von der Grenze spreche, also im Deutschen, wenn ich die nehme, dann denke ich erstmal, ist die Grenze offen oder zu, kann ich raus oder rein, gibt es keinen Austausch oder gibt es keinen Austausch? Ich versuche auch keinen. Okay, wenn
Francesco Magri selbst diskutiert in seinem Buch die vier verschiedenen Konnotationen des Begriffes Margine und Grenze. Er erwähnt diese Wörter aus anderen Sprachen, Border, und es ist ihm klar, dass das andere Wort Grenze, das Wort Grenze, eine etwas andere Konnotation hat als das Wort Margine. Letztendlich ist es der Verlag, der sich entschieden hat, diesen Titel zu nehmen. Und ich habe häufiger Grenze als Rand genommen, weil es besser in diese Dialektik passt, zwischen Zentrum und Grenze und der verschiedenen Bewegungen, die sich da vollziehen in dieser Dialektik. Sì, forse sì, dico solo una cosa, sì. Io credo che il concetto di margine includa quello di frontiera, mentre non è vero viceversa, cioè è un concetto più esteso quello di margine, no? Perché la frontiera è un tipo di margine, ma esistono dei margini che non sono frontiere, quindi chiaramente rimaniamo a livello di gioco di parole, però in qualche modo credo che sia un concetto più inclusivo di margine. Also Grenze ist ein vieldeutigerer Begriff als nur Rand. Deswegen ist der in dem Sinne auch passend. Meine Frage ist, ob nicht uns der Blick gleich verloren gegangen ist, ein bisschen, dass Diversität, also Vielfältigkeit, wofür Europa ja auch steht und stehen kann, verloren gegangen ist, auch die Wertschätzung dessen und dieses nicht wertgeschätzt werden sucht natürlich nach den alten Zentren, das sind die politischen, würde ich mal sagen, also es richtet sich an die Politik, aber da ist ein Leerraum, weil die Ökonomie sich über alles gelegt hat und auch das, worauf wir stolz sind, dass wir Individuen sein können, reduziert zum Konsumenten und wie viel jemand konsumieren kann. Also ob diese Sicht solche Probleme auch mit provoziert. Io penso che semmai la proliferazione delle diversità è al servizio del consumo, no? Tra l'altro nel mio libro Libertà e Totalità, lo dico in due parole proprio così, dico che il conoscimento, l'allargamento per esempio dei diritti civili, una cosa sacrosanta, per quanto ci abbiamo combattuto tanti decenni, però è il motore ideologico, è il grande capitale, il neoliberalismo, perché quanto più si moltiplicano le comunità, e quando parlo di comunità, che si basa su qualunque criterio identitario, chiaramente si aumenta anche i segmenti del consumo, chiaramente, no? Cioè il capitale ha bisogno di creare nuove nicchie di consumo. E come si possono far proliferare queste nicchie di consumo? Attraverso l'allargamento, l'incremento della diversità, perché quanto più ci sono comunità con gusti differenti, quanto più il consumo può stare. Questo è il fatto. Cioè, uno dei miei temi principali dell'altro libro, Libertà Totalitaria, è proprio questo, no? Che l'esaltazione delle minoranze, del culto della differenza è al servizio del consumo e della comunità. Ja, also Francesco Magris sagt, die Vervielfältigung von Individualität ist im Prinzip in der heutigen Zeit aber auch im Dienste des Konsums, im Dienste des Kapitalismus. Weil natürlich, wenn sich Identitäten vervielfältigen, auch neue Bedürfnisse entstehen, die dann passenderweise auch so vermarktet werden können. Gibt es noch eine allerletzte Frage? Wenn nicht, dann würde ich gerne mich herzlich bedanken bei Francesco Magris für diesen wunderschönen Abend und für seine wirklich erleuchtenden Essay über die Grenzen. Ja, grazie.
Dank, Piero Salavé, per la moderazione. Vielen Dank an Francesco Magris, der heute bei uns gewesen ist. Wie Sie auch gehört haben, ist der Autor auch bereit, sein Buch zu signieren. Und wie immer haben wir nichts dagegen, wenn Sie bei unserem Büchertisch auch das Buch kaufen. Ja, das ist auch die Voraussetzung, damit Sie auch das Buch bekommen dürfen. Und bevor ich Sie auch zu einem Glas Wein einlade, möchte ich auch andere Veranstaltungen unserer Instituts hinweisen. Wir haben eine ziemlich intensive Woche, weil wir in den nächsten Tagen tatsächlich eine ganze Menge an unterschiedlichen Veranstaltungen haben. Wo Vielfalt ist, da gibt es auch viele Bedürfnisse, haben wir gehört, und die wollen Sie auch erfüllen in eine Art und Weise, die Sie vielleicht auch überraschen wird. Morgen haben wir hier eine Podiumdiskussion über die Nazi-Massaker in Italien während des Zweiten Weltkriegs mit Lutz Krimkammer, der ist in Rom am den Istituto di Germanico di Studi Storici, am Germanischen Institut für Geschichte tätig, und er wird im Dialog mit einem Richter, De Paulis, der darüber auch jahrelang gearbeitet hat, eben sprechen, und es wird eine ganze Reihe von Büchern vorgestellt, die rund um diesen Thema kreisen. Und am Donnerstag haben wir einen Vortrag in der Gemäldegalerie über Mantegna von Professor Giulio Bussi der Freie Universität Berlin. Der zweite Vortrag in dieser Reihe, die die Ausstellung Bellini Mantegna begleitet. Am Freitag haben wir die Eröffnung von einem Zyklus, von einem großartigen Zyklus über die Commedia Italiana, über die Filme, die das Italien der 50er und 60er Jahre erzählt haben. Eröffnet wird dieser Zyklus im Kino Arsenal mit einem großartigen Film, Il Sorpasso, mit Vittorio Gassman. Und dieser Zyklus wird dann den ganzen Monat Mai auch noch laufen mit 21 Filmen, die das Programm bekommen, sind natürlich draußen. Und dann zuletzt, dann noch am Sonntag, haben wir eine gemeinsame Veranstaltung mit den anderen Kulturinstituten hier in Berlin, in Tipi, am Kanzleramt, und das ist um 17.30 Uhr. Und da geht es wirklich um Europa, um die Kulturvielfalt in Europa. Und wir wollen ein Europa erzählen, das nicht nur von Problemen geprägt ist, aber auch von der Freude an dieser Vielfalt und der Freude an den unterschiedlichen Sprachen, Kulturen. Und als Titel für diese Veranstaltung, ein bisschen provokativ, haben wir Babylon Europa gewählt. Also lassen Sie sich überraschen von diesen Veranstaltungen. Wir warten auf Sie, und vergessen Sie jetzt nicht, bitte, das Buch liegt hier auf dem Tisch. Vielen Dank.